È inglese, elegante, ma anche molto molto potente. Lei è la rinnovata Jaguar F-Pace qui nella variante P400e, ovvero la plug-in da oltre 400 cavalli. Comincio a raccontarvela dal punto di vista delle dimensioni e dell'estetica, quindi rimaniamo negli esterni e possiamo subito notare quanto la sua presenza scenica sia davvero imponente. È lunga 4,75 m, quindi dimensioni assolutamente generose, ma nonostante questo, grazie a linee molto morbide e al contempo piuttosto sportiveggianti, in realtà sembra più piccola di quanto in realtà non sia. Molto generoso anche il passo, che sfiora i 2,90 m, quindi anche questo molto molto ampio, con inevitabili vantaggi soprattutto in termini di abitabilità, ma ci arriviamo dopo. Con il restyling di metà carriera è cambiata leggermente nello stile, cambiando soltanto sostanzialmente dove serve, rinfrescando la linea, adottando un inedito design per quelli che sono i gruppi ottici, che ora sfoggiano questa doppia J, qui a LED naturalmente. I fari possono essere a matrice, cambia leggermente anche il design della griglia, più che altro la trama della calandra cambia, e possiamo notare come i tecnici Jaguar abbiano lavorato di fino anche sul fronte dell'aerodinamica. Se vedete, dietro la griglia è presente una serie di paratie mobili che migliorano così i flussi d'aria che investono la sezione frontale della vettura. Un lavoro di fino che ha portato ad un risultato di tutto rispetto, perché nonostante una sezione frontale così ampia, qui il CX è di appena 0,34, non il migliore in assoluto sul mercato, ma sicuramente un risultato di tutto rispetto. Nelle fiancate i protagonisti sono i grandi cerchi in lega qui nella versione da 20 pollici, ma in realtà è possibile averli anche più grandi. Mi piace come tutto il design sia seduto sulla parte posteriore della vettura. Osservandola di profilo si vede come i tecnici hanno lavorato per dare una forma quasi da coupé a questa F-Pace, nonostante in realtà qui non si cede alla moda effettiva del SUV coupé. Quindi dietro il terzo volume, se possiamo chiamarlo così, poi in realtà un terzo volume non è, ma la sezione finale della vettura rimane comunque abbastanza tradizionale nelle forme. Piccoli cambiamenti hanno poi interessato anche la zona posteriore, in realtà sono molto più lievi rispetto a quelli che hanno interessato la parte frontale, si concentrano soprattutto nei gruppi ottici, che in realtà mantengono la forma della serie pre-restyling, cambia il disegno interno delle luci, che qui crea un movimento completamente diverso. Naturalmente sono a LED. Nessuno scarico nella parte bassa, o meglio, c'è, è doppio addirittura, ma è nascosto sotto la vettura. A vista non c'è nulla, perché bisogna far passare il messaggio che questa è la variante plug-in e quindi teoricamente anche quella più amica dell'ambiente, quindi niente scarichi a vista. Adesso ve la faccio vedere anche dentro. Molto molto curato l'ambiente interno, dove dominano materiali come pelle, ma anche alluminio e altri rivestimenti satinati. L'ambiente interno è sicuramente trasmette moltissima moltissima qualità, ma anche tanta tecnologia, grazie ad una serie di novità che con questo restyling di metà carriera si concentrano in primis sullo schermo del sistema di infotainment, ora a sbalzo qui al centro della plancia, con una diagonale di oltre 11 pollici. Si tratta del sistema Pivo Pro, che è stato aggiornato nelle sue varie logiche di funzionamento. Devo dire che è molto veloce, intuitivo, semplice da utilizzare. Permette di accedere a tutta una serie di informazioni legate non soltanto all'infotainment, ma anche alla vettura stessa, quindi alla gestione di quelle che sono le modalità di guida. Adesso accendo la vettura così ve la faccio vedere meglio. Vedete, qui è tutta presente una modalità di guida off-road, perché naturalmente questa è una variante a trazione integrale. Qui tutti i grafici legati ad acceleratore, freno, forza G laterale, abbiamo addirittura cronometro e tempi sul giro, che in tutta sincerità sono un po' anacronistici in realtà su questo allestimento. Ma ad ogni modo, mi piace molto
come su altre vetture del gruppo Jaguar Land Rover, tutto il sistema di gestione del climatizzatore, che rimane parzialmente fisico, con i rotori che permettono di controllare temperatura, ma anche premendo il riscaldamento o il raffreddamento dei sedili, e invece sollevando il rotore si imposta la velocità della ventola. Questa è una cosa che apprezzo molto, perché è tutto fisico, tutto controllabile con un click molto semplice. Tutto nuovo. E poi lo schermo posizionato qui dietro il volante, anch'esso digitale e completamente configurabile in quelle che sono le informazioni che vengono riportate. Tanto lo spazio poi a bordo, soprattutto per chi viaggia qui davanti, ma anche dietro devo dire che di spazio ce n'è molto per chi trova posto sui sedili posteriori. Adesso considerate che il sedile io l'ho spostato al massimo di quanto possa andare indietro, per avere più spazio per farvi vedere la parte anteriore, ma nonostante questo qui dietro di spazio ce n'è. Si viaggia molto molto comodi in quattro. Il quinto passeggero risulta invece un po' sacrificato per via del tunnel centrale, che è molto pronunciato, ma per il resto in quattro si viaggia bene. L'unica vera nota dolente a proposito degli interni è quella che riguarda il bagagliaio, perché qui, essendoci una batteria di generose capacità montata sotto il piano di carico, la capacità di carico stessa di questa vettura scende parecchio rispetto alle varianti non elettrificate, che possono contare su un vano di carico di 700 litri, ma qui di fatto i litri a disposizione sono soltanto 385, e sto parlando ovviamente in configurazione standard. Non sono molti viste le dimensioni della vettura, ma inevitabilmente, essendo questa una piattaforma non elettrica nativa, quindi non pensata in origine per ospitare powertrain elettrificati, va da sé che i tecnici Jaguar abbiano dovuto scendere un po' a compromessi per quel che riguarda la disposizione di tutta la parte elettronica della vettura, elettrica anzi, della vettura, quindi dal motore alla batteria, e questo ha inevitabilmente mangiato un po' di spazio all'abitacolo. Ma a questo punto vi parlo di quella che è la meccanica di questa Jaguar F-Pace plug-in, ma lo faccio allacciando la cintura e mettendomi al volante. E allora veniamo al cuore di questa Jaguar F-Pace plug-in, che è costituito da un propulsore benzina di 2 litri a 4 cilindri sovralimentato tramite un turbocompressore, che da solo è in grado di sviluppare una potenza massima di 300 cavalli. Ma a questo è abbinato un secondo motore montato sull'asse posteriore, che sviluppa completamente elettrico, che sviluppa invece una potenza di 143 cavalli. Il lavoro congiunto di queste due unità assicura una potenza massima di ben 404 cavalli per 650 Nm di coppia, numeri di tutto rispetto che, nonostante il peso della vettura, che in ordine di marcia sta leggermente sotto le 2 tonnellate, assicura comunque prestazioni di tutto rispetto. Questo perché? Perché, come sempre, ormai siamo abituati, abbiamo imparato a capirlo, che nella primissima fase di spinta su questa tipologia di vetture plug-in, il motore che dà immediatamente spinta è quello elettrico. Poi a seguire, soltanto una volta che raggiunge il picco di efficienza, allora subentra anche nella spinta il motore a benzina, permettendo così di sfruttare al massimo quello che è il potenziale prestazionale di questo genere di vetture. Quindi in questo momento, anche a 30 all'ora, con il motore che sonnecchia a poco più di 1000 giri davanti a me, mi basta buttare giù il piede sull'acceleratore per sentire come questa F-Pace si lancia in avanti davvero con una decisione notevole. Di schiena qui ce n'è tanta, e del resto i numeri della scheda tecnica parlano chiaro, perché per lo scatto da 0 a 100 bastano 5,3 secondi, e mentre la velocità massima qui raggiunge i 240 km orari, quindi numeri davvero davvero ragguardevoli. Il motore poi, il lavoro dei due motori è orchestrato secondo me molto bene, perché il passaggio anche tra la modalità di guida elettrica e quella invece a benzina avviene in maniera sempre molto fluida e progressiva, non si percepisce mai uno scatto netto fra
il lavoro del motore elettrico e quello a benzina. Viene tutto in maniera sempre molto fluida, molto, molto naturale. Di base poi il motore a benzina lavora comunque una volta che la vettura è avviata, nel senso che da ferma questa F-Pace lavora sempre in modalità elettrica, poi soltanto una volta in marcia interviene, se è il caso, il motore a benzina. Dico se è il caso perché qui ci sono diverse modalità di guida tra le quali è possibile scegliere, tra queste anche una modalità EV che permette quindi ingaggiandola di muoversi a patto che la batteria sia completamente piena, completamente carica, o meglio sufficientemente carica, parentesi, la capacità della batteria è da 17 kWh circa. E può essere, questa è una cosa interessante perché non è una cosa molto comune tra le plug-in, può essere ricaricata anche in corretta e continua fino ad una potenza massima di 32 kW. Questo permette quindi di ricaricare al 100% la batteria in poco più di mezz'ora. Dicevo, ci sono diverse modalità disponibili, EV è quella che vi permette di muovervi completamente a zero emissioni, poi ci sono altre modalità, da quelle off-road, che permettono di ottimizzare tutta quella che è la messa a punto della vettura per muoversi lontano dall'asfalto, e qui di capacità fuoristradistiche ce ne sono molte, perché già solo l'altezza da terra, vi dico, supera i 20 centimetri, quindi significa che si può affrontare con relativa tranquillità anche tratti piuttosto tortuosi off-road. Ma ora voglio concentrarmi un attimo sulla modalità sport invece, perché riesce a donare a questa vettura, nonostante le sue dimensioni, davvero una seconda anima. Perché? Perché l'acceleratore si fa molto più pronto, l'intero powertrain si concentra molto di più sulle performance, assicurando una reattività molto più efficiente, ecco, diciamola così, è tutto tarato per offrire il massimo delle prestazioni. Basta pochissima pressione sul pedale del gas per sentire come la F-Pace si lancia in avanti con ancora più velocità. Lo sterzo anche diventa più preciso, e il carico volante aumenta, e quindi si ha una sensazione di maggiore comunicazione con quello che è l'asse anteriore. In generale anche l'assetto diventa leggermente più rigido, questo perché le sospensioni qui sono a controllo elettronico, e anche in curva, quindi vedete, devo dire che i movimenti della scocca sono sempre molto limitati, il rollio, ma anche il beccheggio, devo dire, sono sempre molto molto contenuti, assicurando così una dinamica di guida che, devo dire, risulta sempre molto coinvolgente, nonostante le dimensioni della vettura. E questa, devo dire, che è una cosa che ho apprezzato molto, soprattutto rispetto alla vecchia generazione della F-Pace, che invece tendeva ad essere più morbidosa, passatemi il termine, era molto più focalizzata su quello che era il comfort di marcia, penalizzando un pochino quelle che sono invece le prestazioni dal punto di vista dinamico. Qui hanno lavorato di fino invece sulla messa a punto del telaio, pur mantenendo lo stesso schema sospensivo costituito da un MacPherson all'anteriore, un multilink invece sull'asse posteriore, quindi uno schema in realtà abbastanza tradizionale, ma che qui trovo sia stato tarato davvero piuttosto bene. Ma veniamo a quella che è un po' l'unica nota dolente di questa F-Pace plug-in, ovvero i consumi, a mio avviso. Allora, in modalità completamente elettrica, e quindi sfruttando al 100% quello che è il potenziale della batteria presente a bordo, si possono percorrere reali, non sto parlando di dati della scheda tecnica, ma di dati che abbiamo registrato nel corso dei circa 1000 km che abbiamo percorso a bordo di questa F-Pace. Si possono percorrere approssimativamente 40-45 km in modalità completamente elettrica. Un dato, a mio avviso, più che dignitoso, di assoluto rispetto, quindi che peraltro va incontro anche a quelle che sono le percorrenze medie giornaliere di chi utilizza una vettura come questa per andare a lavoro, diciamo così. Ecco, la nota dolente arriva invece quando si analizzano i consumi quando la batteria è completamente scarica, e quindi questa F-Pace si trasforma di fatto in una full hybrid. Ecco, in quel contesto le cose cambiano, perché invece l'efficienza del sistema non riesce a raggiungere livelli così elevati, per cui noi abbiamo registrato una media che si è attestata intorno ai 9,7-9,8 litri per 100 km.
un consumo che, sì, è vero, la vettura è piuttosto grande, anche piuttosto pesante, quindi insomma è normale che il sistema debba lavorare parecchio per muovere tutta la vettura, e quindi i consumi inevitabilmente ne risentano. Però insomma, comunque la media è piuttosto elevata. Probabilmente la causa è da ricercare nel fatto che il 2000 a benzina è un motore sicuramente di ultima generazione, ma allo stesso tempo si tratta comunque di un motore molto spinto, per cui 300 cavalli da un propulsore di 2 litri a 4 cilindri sono comunque molti, di conseguenza è un motore che lavora sempre abbastanza impiccato, perché è abbastanza tirata come unità. Di conseguenza va da sé che, anche se non si esagera con la pressione sul pedale dell'acceleratore, inevitabilmente comunque i consumi sono piuttosto elevati. A questo punto, quindi, due volte di più, meglio sfruttare questa plugin per quello che è, ovvero una plugin, di conseguenza cercando di utilizzare quanto più possibile tutta la parte elettrica della vettura, e quindi sfruttando il più possibile la capacità della batteria per muoversi il più possibile in elettrico. Insomma, la F-Pace in abbinamento a questo powertrain plug-in si dimostra un'ammiraglia perfetta per tutti coloro che, nonostante le dimensioni piuttosto generose della vettura, pensano di utilizzarla soprattutto in ambito urbano, un contesto in cui sicuramente si può sfruttare appieno quello che è il potenziale ibrido di questa vettura. Quindi un contesto in cui è possibile ricaricare molto spesso e a fronte di brevi distanze, è quindi possibile viaggiare sostanzialmente molto molto in elettrico, contenendo di conseguenza consumi, soprattutto emissioni. Di contro, non lo nego, l'abbiamo visto, a fronte di consumi che si alzano notevolmente quando invece la batteria è completamente scarica, questa sicuramente non è la versione della F-Pace migliore per tutti coloro che hanno bisogno di macinare tanti chilometri. Per loro mi sentirei di consigliare un buon vecchio diesel, che qui trova la sua ragion d'essere perfetta, perché è una vettura di grosse dimensioni, comoda, spaziosa, e che con un motore a gasolio si presta quindi alla perfezione per chi ha bisogno di fare tanta tanta strada. In questa configurazione sicuramente molto più indicata quindi a chi la usa soprattutto in città per tratte brevi, ma non vuole rinunciare ad un po' di prestazioni, anzi più di un po', perché come abbiamo visto al netto di quella che è la potenza totale della vettura, molto alta, comunque qui ad impressionare sono le performance in generale, la dinamica di guida che, nonostante una stazza notevole, è comunque sempre piuttosto coinvolgente, quindi insomma la vettura perfetta per andare, diciamo, in ufficio dal lunedì al venerdì in modalità completamente elettrica, e magari nel weekend con amici o famiglia al seguito togliersi anche qualche piccolo sfizio su una strada tutta curva e nei limiti di quelle che sono le caratteristiche comunque intrinseche in un SUV, che di certo non è pensato per offrire prestazioni così esaltanti dal punto di vista dinamico. Ma nonostante questo lei ci riesce piuttosto bene, devo dire. Quindi a questo punto fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa F-Pace plugin, e l'appuntamento come sempre al prossimo video, e soprattutto in edicola.